Contro il Pero dei Santi c'è stata la terza vittoria consecutiva per l'Ovidiana, che si avvicina alla zona playoff, distante solo di 3 punti dopo la 10ª giornata di andata. La squadra degli ultras biancorossi è tornata al Pallozzi, ma forse dopo il recupero di sabato prossimo contro il Canzano sarà costretta a giocare al Mezzetti, attualmente con il terreno pieno di buche, spogliatoi rotti e con le gradinate non agibili. Situazione che aveva indotto l'Ovidiana ad emigrare a Pacentro nel precedente confronto casalingo, in attesa che il comune affronti seriamente la questione dell'impiantistica sportiva. La squadra di Panfilo Doria si gode il successo davanti al pubblico del Pallozzi, che dimostra con presenze sempre discrete di voler gradire, nonostante si tratti di un campionato di terza categoria, le partite dell'Ovidiana allo stadio comunale. Dopo un tentativo degli ospiti nei primissimi istanti del match con un tiro da fuori, l'Ovidiana dimostra sempre di avere il pallino del gioco ed intorno al quarto d'ora si rende pericolosa quando Orsini, servito da Di Pietro, prova a concludere con la palla che viene allontanata da un difensore. Alla mezz'ora l'Ovidiana fallisce un calcio di rigore assegnato dopo un fallo di mano in area. L'estremo difensore ospite riesce a parare il tiro di Di Pietro. Il vantaggio arriva al 41esimo quando, dopo un tiro di Bucci in seguito ad un calcio d'angolo, un giocatore del Pero dei Santi, nel tentativo di salvataggio, devia la palla sulla traversa, con l'arbitro Buoncompagno dell'Aquila che, sotto le proteste degli ospiti, concede il gol, in quanto a suo giudizio il pallone ha varcato la linea di porta. Il raddoppio arriva al terzo della ripresa con Di Pietro. Tutto parte da una punizione a centrocampo, poi l'assist di Lavella per Di Pietro, che supera un avversario riuscendo a siglare il 2-0. Al settimo Di Pietro calcia da buona posizione, ma la palla si stampa sulla traversa. Nei minuti di recupero il Pero dei Santi accorcia le distanze con Guidone, che raccoglie un assist di Fantauzzi, autore però di una presunta entrata a gioco pericoloso. Termina 2-1 per i padroni di casa. Grazie a questo successo l'Ovidiana si avvicina alle prime 5 posizioni, mentre il Pero dei Santi scende a meno 6 dalla capolista Pratola, che a sua volta ha battuto il Forme per 3-0. Sabato prossimo per l'Ovidiana ci sarà il recupero contro il Canzano, sempre al Pallozzi alle 14:30. In caso di vittoria i sulmonesi entreranno in zona playoff.